Colleferro, pare proprio che questa centrale turbogas piaccia sempre di meno. Ovviamente parliamo, soprattutto, dei cittadini di Colleferro, vittime sacrificali di una politica a dir poco sbagliata, scellerata, frettolosa e senza scrupoli, assunta, anacronisticamente, in un momento assai delicato e triste per questa città. Ora, qualcuno dovrà pagare, è fuori discussione. Pagare in termini politici ed elettorali, o, anche, e ciò potrebbe con molta probabilità accadere. In termini economici, per aver avallato scelte senza aver preso le dovute preoccupazioni sociali, civili e democratiche. La questione centrale turbogas è diventata un caso nazionale, approdando in Parlamento. Ora anche in Consiglio Provinciale di Roma iniziano a piovere le interrogazioni, le emozioni provengono da esponenti della maggioranza e, tra questi, in prima linea, oltre ad altri firmatari, l'onorevole Sabatino Leonetti, sempre sensibile ed attento ai problemi della gente di Colleferro. Ecco il testo della mozione presentata l'altro giorno nella seduta del Consiglio a Palazzo Valentini. Oggetto: richiesta sospensione lavori, centrale turbogas di Colleferro, al Presidente del Consiglio Provinciale. I sottoscritti consiglieri provinciali, premesso che, i comuni della Valle del Sacco, ed in particolar modo il comune di Colleferro, sono fortemente compromessi a livello sanitario ed ambientale, nel comune di Colleferro esiste già una discarica, un cementificio ed altri impianti di incenerimento, negli anni sono state realizzate nel comune di Colleferro numerose discariche abusive con sostanze tossiche ad oggi ancora interrate e non smaltite, i corsi d'acqua di Colleferro, affluenti del fiume Sacco, sono ricettori di ogni genere di inquinamento industriale e nelle loro acque è stato riscontrato la presenza di metalli pesanti come arsenico, mercurio, piombo, betaesaclorociclohessano. La quantità di polveri sottili presenti nel comune di Colleferro superano attualmente i limiti massimi previsti dalla legge. Molti comitati dei cittadini hanno richiesto la sospensione dei lavori per la realizzazione della nuova centrale di cogenerazione a ciclo combinato da 82 MW ubicata in località Valle Secola al quarto chilometro, al fine di approfondire ulteriormente l'impatto ambientale e le ricadute sulla salute dei cittadini. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005 e successive reiterazioni è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-economico ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano in provincia di Roma. Considerato che, il sindaco ha concesso il nulla osta alla costruzione della centrale senza il coinvolgimento dei cittadini e dello stesso consiglio comunale, dopo la vicenda del ritrovamento di betaesaclorociclohessano nel latte prodotto da alcune aziende di Gavignano è stato ordinato il blocco dell'uso dei foraggi dell'area, il divieto di produrre latte e carne, ed il governo ha dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella Valle del Sacco per i comuni di Colleferro, Segni e Gavignano nella provincia di Roma, e per i comuni di Paliano, Annagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino in provincia di Frosinone. L'indagine epidemiologica redatta dalla ASL RME ha riscontrato nel sangue della popolazione di Colleferro livelli di inquinamento per diossine simili tre volte quello di Roma e comunque superiori a quelli di ogni altro studio sinora condotto. Nell'incontro del 5 ottobre scorso promosso dal sindaco di Colleferro, tutte le associazioni dei cittadini hanno chiesto la sospensione dei lavori per aprire un tavolo di confronto con tutte le istituzioni, gli enti di ricerca e con la società costruttrice dell'impianto. La provincia di Roma, rappresentata dall'assessore all'ambiente Michele Civita, ha dato la piena disponibilità per approfondire anche sul piano tecnico le problematiche relative all'impianto, tenendo conto che ad oggi le scelte sono state operate solo dalla regione e dal sindaco, dato atto che sono iniziati i lavori di sbancamento dell'impianto. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Provinciale chiede al sindaco del comune di Colleferro di sospendere l'autorizzazione concessa alla società termica Colleferro per un periodo di almeno 30 giorni, al fine di permettere la realizzazione di un tavolo istituzionale, per approfondire sul piano tecnico e con tutti i soggetti interessati, gli effetti che potrà produrre la centrale sulla salute dei cittadini. Impegna il presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti e l'assessore all'ambiente Michele Civita ad intervenire presso il presidente della giunta e l'assessore all'ambiente della regione Lazio, nonché verso il sindaco di Colleferro,